a tutti friends dal vostro Super Corris. Allora ragazzi, in questi giorni sta tenendo banco la situazione stadio di San Siro, perché molti vorrebbero demolirlo. In primis Milan e Inter avrebbero richiesto la demolizione di San Siro per far sorgere un nuovo stadio più moderno. C'erano varie ipotesi, c'era quella di ristrutturare San Siro e c'è quella ora che sembra la più probabile, di fare due stadi fuori dalla parte centrale di Milano. La domanda ora qual è? Secondo voi è giusto demolire San Siro oppure è una cosa sbagliata? Beh, secondo me ragazzi è sbagliato. Perché il progetto voleva Milan e Inter insieme ristrutturavano San Siro. Cosa si sarebbe dovuto fare? Probabilmente si doveva rimuovere anche un anello superiore, quindi abbassare la capienza dello stadio, fare nella parte centrale un tunnel che girava tutto intorno allo stadio all'interno per poter mettere dentro negozi, ristoranti, perché poi molti non sanno che quello ti fa guadagnare. Oltre ad avere lo stadio di proprietà, quindi a guadagnare pulito i soldi che ogni botte incassi, anche il fatto di avere un centro con tante cose all'interno ti permette di guadagnare tutto l'anno, quindi ripeto, ristoranti, bar, cinema, tutte queste cose qua, i musei, tutta questa roba ti permette di guadagnare appunto con queste strutture. È chiaro che sarebbe stato un lavoro duro, lungo e soprattutto che si doveva fare durante comunque le partite, quindi si doveva dare un disagio ai tifosi e posso capire una cosa complicata. Però c'è da dire ragazzi che da qui ad arrivare a dire demoliamo San Siro, ce ne passa raga. Cioè San Siro, per chi non lo sapesse, è uno stadio iconico. È uno degli stadi più importanti al mondo. Ci sono svolte finali di Champions League, partite epiche del Milan e dell'Inter, partite dei mondiali, degli europei. Demolire un tempio del genere sarebbe un qualcosa di devastante e deludente. È come dire, dai, demoliamo il Colosseo perché tanto ormai non lo usa più nessuno, cioè non ci si fanno più le battaglie tra gladiatori. Non è così. San Siro non va demolito a prescindere. Non ci vuole giocare più il Milan, non ci vuole giocare più l'Inter. Andate da un'altra parte, San Siro rimane. Uno stadio di calcio si può convertire in mille altre cose. Ci si possono fare tanti concerti di tanti cantanti, ci si può far giocare il rugby all'occorrenza. È uno stadio che si potrebbe usare anche tipo Wembley, si potrebbe fare un accordo con la Lega per svolgerci alcune partite importanti, le finali di Supercoppa Italiana, le finali Coppa Italia, oltre all'Olimpio, alternarle. Si potrebbe quindi riutilizzare in mille modi senza demolirlo, demolire un qualcosa di storico, che secondo me sarebbe un danno enorme a livello proprio di cultura italiana. Io penso questo. Ora, è chiaro che già il fatto di mettere insieme due squadre per gestire qualcosa a me non piace, ragazzi. Io voglio essere molto sincero, non mi piace. Perché Milan e Inter, cioè volete gli introiti derivati dagli stadi e vi mettete insieme. Già depennate il 50% dei guadagni. Sì, è vero che ti dividi le spese, ma comunque uno stadio ti fa guadagnare molto di più di quello che spendi. Perciò, buona adesso la soluzione che stanno trovando di costruire due stadi per fatti loro. Certamente non avranno la storia, quello che vi pare, però vediamo la Juve con l'Allianz Stadium. Ragazzi, economicamente, a parte gli scempi che ha fatto per fatti suoi, economicamente la Juve si sta sostenendo molto bene con gli stadi di proprietà. Vediamo anche l'Atalanta. Uno stadio cosa ti cambia? Ti cambia tutto l'introito di una stagione. Allora, innanzitutto Milan e Inter pagano l'affitto a San Siro e non è loro, quindi paghi l'affitto, i guadagni comunque vanno divisi anche con il comune di Milano, non è mai un qualcosa pulito che hai tu. Invece se tu prendi e questi guadagni te li metti in saccoccia completamente, non paghi affitti, aumenta tutto il ricavo, ripeto, poi lo rendi uno stadio multifunzionale, e ci fai dei servizi dentro, ristoranti, centri commerciali, quello che ti pare, e lo fai lavorare H24 tutto l'anno. Ci sono concerti, eventi, se uno lo vuole fare allo stadio tuo, paga a te società. Puoi fare il museo, cioè il Milan ragazzi c'ha un museo poderoso, solo se vuole tenere aperto il museo tutto l'anno è qualcosa che ti fa guadagnare, perché poi si parla, soprattutto per il Milan, di trasferire anche casa Milan, perché il Milan ha creato Casa Milan, quella struttura col tetto spiovente, così obliquo, che va verso l'alto. L'ha costruita per metterci dentro gli uffici, la gestione Milan e anche, diciamo, questo museo.
Ora cosa è accaduto? Ha rivenduto già la struttura, quindi l'ha creata, l'ha rivenduta molto meglio, guadagnandoci, e adesso è in affitto. Perché? Perché vuole creare una sua struttura all'interno di un nuovo ipotetico stadio. Quindi vedete che già il museo attivo tutti i giorni permette al Milan di incassare, perché ragazzi vai al museo, paghi 10-15 euro, che non è una cifra esorbitante, ti vedi tutti i cimeli del Milan, le coppe del Milan e tutta sta roba qua, è una figata ragazzi, capite che è un qualcosa di eccezionale anche per il tifoso. Perciò il capitolo stadio è un capitolo che ti dà una svolta anche a livello europeo. Ti permette di avere la tua proprietà, di poter spendere più soldi, di guadagnare molto meglio. In Inghilterra perché si sono arricchiti tutti? Perché hanno tutti lo stadio di proprietà. A Londra ci stanno 18 stadi e mo a Milano non ce ne possono stare 3. Certo che ci possono stare. Capisco, non al centro di Milano. Però nelle zone un po' più periferiche, comunque raggiungibili con mezzi semplici, fare 2 stadi è importante. Perché l'Inter si gestisce la sua proprietà come vuole lei e il Milan si gestisce la sua proprietà come vuole lui. Cardinale, che io lo critico perché a livello economico ci ha messo molto poco ad oggi al Milan, è stato almeno chiaro da quel punto di vista, ha detto noi abbiamo bisogno dello stadio indiscutibilmente per fatti nostri, in una zona di Milano non troppo isolata, e non si prescinde da questo, l'ha detto anche Rocco Commisso a Firenze, proprio Commisso ha fatto un centro sportivo poderoso, sta facendo per svolgere tante attività, lo stadio rimane là. Perlomeno i comuni dovrebbero dire guardi ti vendo lo stadio. Sarebbe anche un'altra soluzione, ma non lo fanno perché i comuni con gli stadi ci guadagnano, quindi vedete che non si riesce mai a risolvere. Però senza gli stadi di proprietà, ragazzi, non ci si evolve, non ci si riesce ad evolvere, questo è purtroppo il problema. Non si riesce ad arrivare al livello top delle squadre europee e quindi devono farlo velocemente. Io dico velocemente. È chiaro che a me dispiace anche vedere gli stadi come quello della Juve con 40.000 posti. Ragazzi, 40.000 posti, lo stadio di Pescara, poche te mene ce n'ha. C'ha poco senso, a me piacerebbe vedere un Milan che fa uno stadio con 60-70.000 posti, perché poi là quando riempi gli stadi così grandi nelle partite importanti si sente anche per gli avversari la differenza rispetto ad affrontare una squadra che ha lo stadio di 40.000 posti ed è troppo poco, secondo me, troppo piccolo. Io spero che il Milan lo realizzi e lo realizzi grande come da tradizione milanese. È chiaro che San Siro, ragazzi, rimane. Rimane un cimelio, rimane uno stadio che secondo me si può utilizzare in mille altri modi senza dover per forza demolirlo e quindi cancellare in un colpo solo un pezzo di storia. Per poi non parlare, che molti lo hanno pure detto, del danno ambientale. Ma sapete quanto cazzo di casini combinerebbe la demolizione di San Siro? Solo per mandare mezzi e per levare tutte le macerie sarebbe un danno pauroso a livello ambientale, di polveri che si disperdono, di materiali da smaltire. Cioè ragazzi, non è giusto, non è giusto. Io dico, a Torino ci sta ancora il Delle Alpi, ci sta il comunale, come si chiamava. Cioè, non è giusto prendere e smaltire uno stadio del genere. Non è giusto. Anche se la Roma e la Lazio facessero il loro stadio, io spererei che l'Olimpico rimane, perché sono stadi che hanno scritto la storia del calcio. E non è giusto demolirli in questo modo. È giusto dire, sì, non ci giochiamo più, però intanto lo stadio rimane e viene utilizzato in un altro modo. È chiaro che i tempi quali sono, come si parla di tempi? I tempi sono di 4-5 anni minimo. Al momento che il Comune di Milano autorizza la ipotetica costruzione di uno stadio ci vogliono 4-5 anni, ragazzi, con tutto il bene che uno possa volere. Non siamo gli sceicchi, siamo in Italia e quindi ci vuole tempo. 4-5 anni, che significa che lo stadio per il 2030 dovrebbe essere pronto. Sono tanti, perché comunque giochi le competizioni e sei limitato da quel punto di vista. Però sai che dopo, dagli anni 2030 in poi, puoi usufruire di un ritorno economico molto molto importante. E quindi noi aspettiamo e vediamo un po' le evoluzioni. È chiaro che sarebbe una bella notizia, e per il Milan e per l'Inter, la possibilità di costruirsi il proprio stadio. Perché sarebbe una buona notizia per poter poi iniziare a programmare investimenti dopo quelle date di realizzazione dello stadio che ti permettono di rientrare. Si parla anche di stadi che costerebbero tanto, ragazzi, perché si parla addirittura di quasi 1.000 milioni di euro per fare uno stadio con i controcavoli e tutto. Però c'è da dire che è un investimento di cui rientri. Abbiamo visto la Juve, già Allianz che ti mette lo sponsor sullo stadio per tot anni, ti fa capire che quello è uno stadio che ti fa rientrare di quei costi. Più i guadagni che arrivano continuamente, lo stadio te lo ripaghi facilmente. Perché comunque il pubblico sai che c'è e sai che è un'attività che lavorerebbe sicuro.
non fa niente di misterioso, quindi vediamo cosa accadrà, ragazzi. Ci aggiorneremo su questo argomento perché a me fa molto molto piacere, soprattutto spero non venga demolito San Siro. Fatemi sapere la vostra, ci vediamo nei prossimi video.